Io credo che evidentemente chi vive quei palazzi vive su un altro pianeta. Allora, Giarrusso ha elencato tutta una serie di misure che hanno aiutato i ristoratori e i baristi. Allora, il blocco dei licenziamenti dov'è come aiuto? I famosi 25.000 euro che dovevano essere dati come finanziamento coperto con la garanzia dello Stato sono arrivati a pochissimi e a chi non è arrivato è stato segnalato alla CRIF. I 600 euro che ci avete dato fanno ridere perché dopo due giorni ce l'avete ritolti e c'è chi, con reddito di cittadinanza che avete voluto, sta sul divano e ci prende in giro. Fatemi capire qual è l'aiuto che questo governo sta dando se non nel mettere paura alla gente e nel colpire un comparto che è fondamentale e che da qui a pochissimo salterà in aria. Giarrusso, lei dove vive? Me lo dica, perché lei evidentemente non gira, non va a cena nei ristoranti, non va a prendere un caffè al bar. Io tutti i giorni ci vado, guardi, io le rispondo punto per punto. Allora, noi siamo un'azienda vinicola di quattro sorelle, fondamentalmente a conduzione familiare, con un aiuto di 600 euro a un solo rappresentante dell'azienda, praticamente non ci abbiamo fatto nulla e questo è l'aiuto che ci avete dato. A livello istituzionale, quando vi serve vi fate grandi con il Made in Italy, l'agroalimentare italiano. Per me la ristorazione è il mio tramite, il mio biglietto da visita, coloro che ci promuovono veramente, ci state dando veramente la zappata sui piedi a noi nei singoli e poi a livello nazionale. Certe misure sono veramente assurde, non ci rendiamo conto, ci avete demonizzato come settore. Ma chi vi ha demonizzato? Perché poi, scusate, sembra chissà quello che succeda dentro un ristorante, quando poi a livello privato e nella libertà, diciamo, di girare, quest'estate avete concesso a tutti tutto e praticamente c'era da aspettarselo. Secondo me dobbiamo prendere la consapevolezza che con il Covid ci conviveremo ancora per tanti anni. Allora, scusate, perché non è una cosa che si deve io devo far rispondere Giarrusso. Io capisco la vorrei replicare, esatto. Chi... Allora, Chiara, hai detto chiaro il tuo pensiero, non ti preoccupare, hai già detto quello che dovevi dire. Giarrusso, allora, replica e poi sento, allora, scusi, anche le Veronica De Romanis, perché vorrei sentire anche un parere terzo rispetto a quello che sta accadendo. Sì, per carità. Prego, io Giarrusso. Io posso comprendere di tutte le critiche che ho sentito, posso comprendere quella che contributi, diciamo, gli aiuti economici non sempre sono stati sufficienti per alcune categorie, sono d'accordo, abbiamo dovuto anche pensare ai lavoratori stagionali, abbiamo dovuto pensare ai lavoratori dello spettacolo che in un primo momento erano stati penalizzati. Io personalmente mi sono battuto per far avere di più sia gli stagionali che i lavoratori dello spettacolo, però purtroppo altre cose che sono state dette non corrispondono a verità. Chiedo scusa, dire che noi stiamo terrorizzando gli italiani è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Abbiate pazienza, collaboriamo, lavoriamo insieme, ma come potete pensare che qualcuno che fa politica, che governa un paese, voglia fare del male a uno dei comparti più importanti che c'è in Italia, che è quello della ristorazione, dei bar, Giarrusso, dei locali. Se posso, provo io a fare da facilitatore, no, perché non voglio dire che lei terrorizza l'italiano. Dire a quel signore, io ho sentito dire a quel signore prima, ma perché non facciamo sentire anche Tarro quando eravamo in collegamento? Allora, io vorrei ricordare a quel signore che proprio chi non mette in guardia gli italiani vi fa del male. In questo paese alcuni virologi quest'estate hanno detto il virus ormai ha una carica batterica, una carica virale ormai bassa, negativa, è come se fosse estinto. Il risultato è che siamo di nuovo nei guai. Cari amici, chi chiede prudenza non lo fa contro di voi, lo fa a vostro favore, perché io sono, scusi, il primo che spende buona parte dei miei soldi. Bisogna di fare un'obiezione, mi scusi Giarrusso. Loro dicono una cosa diversa, loro dicono quando esce un DPCM e comincia a dire andate fuori il meno possibile, le raccomandazioni, poca gente, le mascherine. Aspetta, ma le spiego qual è l'obiezione, che non è un'obiezione. Oggi mi ha detto Bassetti, non sono misure sanitarie, sono misure sociali, perché la mascherina io e Crosetto a due metri non dobbiamo indossarla. Perché diciamo indossarla all'aperto, anche se scientificamente non c'è il problema? Perché si incontrano altre persone. Perché c'è un tema di buone abitudini, quindi noi stiamo dando dei suggerimenti sociali. Dentro i suggerimenti
esperimenti sociali, sai il fatto che meno gente vedi e meglio campi. I luoghi di i bar, i ristoranti, le enoteche sono luoghi in cui vai per stare con gli altri. Analizzate. Quindi cosa dicono queste persone? C'è un tema di moral suasion nei confronti degli italiani che gli dicono state bene tranquilli a casa, e questa roba qui per loro è drammatica. Non è che c'è sta, cioè io penso sia questo l'elemento. Devo sentire De Romanis, parlo anche da Crosetto. Vi vorrei ricordare che chi quest'estate ha detto di non farlo, vedi Briatore e compagni, abbiamo avuto dei focolai in Sardegna molto gravi, con molti malati, con conseguenze molto gravi, proprio per aver minimizzato. Ma infatti Paolo non c'entra niente con Briatore. Il ristoratore a Viterbo vuol tenere aperti i tavoli, tutte cose molto semplici, Gianrusso. De Romanis. A distanza di sicurezza lo può fare, eh? Non è che li abbiamo chiusi. A distanza ora di sicurezza arrivo.